Bentornati! Come abbiamo spiegato negli altri video, è proprio importante comprendere qual è il ruolo dello psicologo all'interno del servizio pubblico, soprattutto se ci si sta preparando a una prova del concorso per dirigente psicologo. E quindi, per fare questo e per aiutarvi in questo, ho chiesto a Serena Carna, che è una collega che si occupa di autismo, di aiutarci a capire qual è il ruolo dello psicologo che quotidianamente affronta questo tipo di tematica. Ciao Serena, grazie per aver accettato questa intervista. Ti chiedo subito di partire facendoci un quadro rispetto alla cornice di riferimento in cui lo psicologo si muove nello spettro dell'autismo. Quando parliamo di autismo, come dicevi tu, siamo all'interno del disturbo dello spettro autistico, per cui con questa nuova classificazione proposta dal DSM-5 si è andati ad unificare sotto un unico cappello tutte le diagnosi che invece prima nel DSM-4 venivano differenziate, per cui ad esempio il disturbo disintegrativo dello sviluppo, la sindrome di Asperger e il disturbo autistico. Per quanto riguarda i criteri per arrivare alla definizione della diagnosi, vi rimando poi al DSM, così come anche per la definizione dei differenti livelli di gravità, che si basano molto sul grado di compromissione presenti a livello dei due criteri diagnostici. Lo psicologo che si occupa di... In questo caso abbiamo pensato di parlare dei bambini che sono affetti dallo spettro autistico. Si muove in equipe, immagino. Sì, oggi parleremo più che altro della fascia di età 0-6, quindi proprio i primissimi anni di vita. A livello di equipe possiamo dire che nonostante ci sia una sorta di eterogeneità tra le proposte di intervento che vengono date alla famiglia, ai genitori, all'interno dei diversi servizi, quello che invece un po' li accomuna è il fatto che le equipe siano multidisciplinari, per cui tendenzialmente un'equipe è costituita dal neuropsichiatra, lo psicologo, può essere il logopedista, l'educatore, lo psicomotricista, a seconda di quelle che sono le esigenze del bambino. Ci dicevi appunto che i servizi sono eterogenei, in effetti rispetto ai disturbi dello spettro autistico ci sono servizi pubblici che se ne occupano, quindi pensiamo per esempio all'area della neuropsichiatria infantile, ci sono dei privati accreditati anche a livello per esempio di regione che se ne occupano, piuttosto che tutta una sfera anche del privato, quindi chiaramente fare un'analisi no, dettagliata di quali sono i percorsi clinici per l'autismo non è così semplice, perché chiaramente poi ogni servizio adotta anche un po' delle linee guida in base sia a dove ci troviamo, che contesto, qual è l'equipe di riferimento, per cui quello che cerchiamo di fare oggi è un po' spiegare a grandi linee, no? In linea generale, la tua quotidianità, Serena, cioè la quotidianità di uno psicologo che si occupa all'interno di un privato accreditato di questo tipo di patologie. Stiamo parlando di bambini con fascia d'età da 1 a 6 anni, per semplificare. E quindi bimbi che accedono ai servizi attraverso una richiesta. Da chi viene fatta questa richiesta? La richiesta viene tendenzialmente fatta dalla famiglia. La famiglia può essere o in prima persona, colei la quale nota i primi campanelli d'allarme sul bambino, oppure può essere una famiglia che viene inviata al servizio magari su suggerimento del pediatra piuttosto che della scuola, i quali notano che ci sono delle anomalie a livello comportamentale nel bambino e suggeriscono alla famiglia un approfondimento diagnostico. La scuola e la famiglia, proprio perché stiamo parlando di bambini, svolgono un ruolo assolutamente fondamentale, sia in questa prima fase di segnalazione, di invio, sia poi anche a livello dell'intervento successivamente. Mi parlavi anche del fatto che alcuni pediatri somministrano un questionario di screening. Sì, a disposizione dei pediatri c'è un questionario che si chiama MCHAT, viene dato da compilare ai genitori e è un questionario di screening che ci dà
una sorta di rischio per la diagnosi di disturbo dello spettro. Ovviamente poi questo test di screening va poi integrato con tutte le altre informazioni che il pediatra piuttosto che lo specialista possiede rispetto al bambino e rispetto anche alla sua evoluzione. La famiglia consigliata da un pediatra che appunto vede lo sviluppo del bambino, magari somministra questo questionario e ha un sospetto che questo bambino possa avere questo tipo di problematica, piuttosto che la famiglia consigliata dalla scuola che osserva, no, delle problematiche del bambino durante anche la relazione con gli altri, si muove per fare una richiesta di approfondimento diagnostico all'interno di un servizio. Abbiamo parlato prima, per esempio, della neuropsichiatria infantile, se si rivolge al pubblico, e a quel punto che cosa succede? A quel punto viene fatta una prima visita con il neuropsichiatra. Successivamente, se il neuropsichiatra lo ritiene necessario, avvia poi un procedimento di approfondimento diagnostico e di valutazione diagnostica e qui viene, possiamo dire, più coinvolto lo psicologo, in quanto lo psicologo può prendere parte attivamente al processo di valutazione diagnostica. Ad esempio, uno dei ruoli che ha lo psicologo all'interno della valutazione è quella magari di somministrare alcune valutazioni testali, nel senso che non essendoci dei test di laboratorio, chiamiamoli così, che ci permettono di definire se la diagnosi è presente o meno, sono necessari dei test a stampo comportamentale, per andare a rintracciare tutti quei segni, quei sintomi che ci possono condurre alla diagnosi. Due tra gli strumenti più utilizzati sono, l'ADOS-2 e l'ADR. ADOS-2 è un'osservazione semistrutturata che uno specialista esperto, che può essere sia lo psicologo sia il neuropsichiatra, conduce sul bambino. È costituita da differenti moduli e lo psicologo o il neuropsichiatra andrà a scegliere il modulo sulla base del grado di sviluppo del linguaggio del bambino. L'ADR invece è un'intervista semistrutturata che viene fatta al genitore, per cui si vanno ad indagare gli interessi speciali, particolari comportamenti, l'area del gioco. In linea di massima, le aree che noi andiamo ad indagare in un processo di valutazione sono le abilità verbali e non verbali, ad esempio la conversazione, il gioco di finzione, comportamenti bizzarri, la risposta al nome, l'attenzione congiunta. E una volta raccolti tutte le informazioni necessarie, si va poi a propendere per la diagnosi piuttosto che no. La diagnosi si fa attraverso quale sistema nosografico di classificazione? La diagnosi si fa attraverso il DSM-5. In realtà poi nei servizi viene utilizzato ancora l'ICD-10, per cui il codice che verrà assegnato nel caso di un'eventuale diagnosi è l'F84. La diagnosi, a questo punto, che cosa succede, Serena? Fatta la diagnosi, a questo punto viene proposto alla famiglia un intervento riabilitativo che può essere differente a seconda del servizio in cui si è rivolta la famiglia. Quello che è importante però rispetto al trattamento è che sia intensivo, per cui almeno 26 ore settimanali, sia precoce, prima dei 3 anni, 3 anni e mezzo di età, e che sia globale, quindi che vada a riguardare tutte le aree evolutive del bambino. Rispetto all'intensività, è bene specificare che si intende 26 ore all'interno del servizio, ma si va a considerare anche tutte le ore che il bambino passa a scuola e gli interventi che può fare il genitore con il bambino. Quando noi andiamo ad impostare un trattamento, deve andare a rifarsi a quelle che sono le indicazioni delle linee guida nazionali rispetto al disturbo dello spettro, per cui devono essere degli interventi di comprovata efficacia scientifica. Quello che ad oggi noi sappiamo è che gli interventi più efficaci sono quelli psicoeducativi basati in analisi del comportamento, sulla psicoterapia cognitivo-comportamentale o ad esempio anche gli interventi mediati dai genitori. Le aree di intervento su cui ci andiamo a concentrare sono linguaggio, comunicazione e assenza di comportamenti problema gravi, che sono i due aspetti fondamentali. Ad
Altre aree di intervento su cui andiamo a focalizzarci possono essere l'autointrattenimento e le autonomie personali. Ovviamente gli obiettivi di intervento vengono poi declinati sulla base del livello di funzionamento del bambino e anche sulla base della sua età cronologica. Gli obiettivi poi vengono, immagino, rivisti nel tempo, a seconda anche dello stadio, no? Del bambino e a cui si arriva attraverso questo tipo di intervento riabilitativo. In genere voi ogni quanto li rivedete gli obiettivi? Tendenzialmente ogni 6 mesi vengono rivalutati gli obiettivi di intervento, piuttosto che è possibile fare una rivalutazione del bambino per tenere monitorati i progressi e le aree invece in cui permangono delle difficoltà. A livello del trattamento è importante coinvolgere comunque anche la famiglia e la scuola, nel senso che è importante che ci sia una coerenza di intervento a livello di tutte le persone, di tutte le figure che ruotano attorno al bambino. È previsto quindi anche un intervento familiare? Sì, possono essere attivati dei percorsi di parent training nel caso dei genitori, così come anche di teacher training nel caso della scuola. Ti viene in mente anche qualche magari autore di riferimento, qualche testo che i colleghi possono consultare per approfondire questo argomento, sapendo che per prepararsi al concorso da dirigente psicologo ci vorrebbe un approfondimento di tutto, no? Se magari ti viene in mente uno o due testi che possono aiutare i colleghi in maniera sintetica anche alla preparazione. Allora, innanzitutto uno potrebbero essere sicuramente le linee guida nazionali rispetto all'autismo, che forniscono una panoramica generale su tutto quello che è il disturbo. Un altro testo potrebbe essere quello di Stefano Vicari, in cui si vanno a prendere in considerazione le varie caratteristiche del disturbo dello spettro. Ecco Serena, ci hai spiegato in cosa consiste il progetto riabilitativo. In questa costruzione del progetto riabilitativo, lo psicologo nello specifico di cosa si occupa? Lo psicologo può sia svolgere attivamente il trattamento con il bambino, sia essere colui il quale programma il piano di intervento, per cui magari definisce gli obiettivi, definisce le procedure attraverso cui raggiungere gli obiettivi. E spesso lavoro anche con la famiglia, mi sembra di capire. Sì, è fondamentale che lo psicologo faccia degli incontri abbastanza frequentemente con la famiglia e anche con la scuola, in modo tale da monitorare quelle che possono essere le difficoltà del genitore a casa, della famiglia a scuola, così come concordare insieme a queste altre figure quelli che sono gli obiettivi e le strategie educative da utilizzare, più corrette per quel bambino in quel momento, così come anche raccogliere quelle che sono le nuove esigenze che magari la famiglia e la scuola porta agli specialisti. Grazie Serena per questa spiegazione così esaustiva. Sicuramente le linee guida saranno da leggere, approfondire, studiare nel dettaglio. Questo può essere uno strumento sicuramente molto utile, che tra l'altro abbiamo visto già essere stato chiesto in più concorsi passati. Ora ti vorrei chiedere però più un pezzo professionale ma anche personale, quindi chiederti quali sono le difficoltà maggiori che incontri nel lavoro con questi bambini o con i familiari o con la rete con cui lavori quotidianamente. Tra le difficoltà che possiamo incontrare all'interno del nostro lavoro c'è sicuramente quella di portare avanti in maniera continuativa tutto l'intervento riabilitativo, così come anche quello di garantire al bambino una coerenza educativa tra le diverse figure che ruotano intorno a lui. Che potrebbe essere molto faticoso per un genitore portare avanti in maniera continuativa e per lunghi periodi un certo tipo di intervento. Benissimo Serena, grazie mille per questa bella condivisione, spero vivamente che possiamo farne sicuramente anche altre in futuro, ti ringraziamo intanto per il tuo impegno, per il tempo che hai dedicato a questo tipo di intervista e salutiamo tutti i nostri amici concorsisti. Grazie a te Livia.